Dopo la disfatta di Shinnok, Kung Lao restò intrappolato nel regno occulto con l'anima corrotta dalla magia oscura di Quan Chi. Sarebbe rimasto lì se non lo avesse aiutato suo cugino Kung Jin. Insieme, la loro forza Shaolin respinse il male abbastanza da far fuggire Kung Lao da quel regno e da dominare i suoi demoni interiori. Compromesso ma non perduto, Kung Lao esiste ora come strumento di vendetta. Non mostrerà pietà contro il male.